Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Bcraft. Come avevo promesso nello scorso episodio, in questo andremo a fare il reattore a vapore della Big Reactor e la relativa turbina per produrre energia. Oddio, le fate tutte queste quest. Oh my god, adesso. Ok. Questa manca qualche cosa sempre, mannaggia a loro. Stringhi. Ah, accendo un po', dai. Non si riesco a finirle queste, perché così sto tranquillo. Che veramente. Ah, volevo aumentare così dei gelid, però ci sono la bellezza di 6.874.500 di gelid crioteum, quindi direi che 6.000 secchi possono bastare. Poi vediamo gli altri combo che vuole quella quest, così ce la togliamo davanti alle scatole e basta. Allora, apri le milky, il pollen, milky. Ah, milky sono pochi. Ah, è vero, perché adesso mi li squizza. Vabbè, sa che questa la devo fare per forza off camera. Allora, continuiamo con quella della Big Reactor. Chiocciola Big Reactor, quella che abbiamo, turbine, rotor bearing, reactor casing, non, sì, mi servono anche questi. Turbine controller, turbine housing, turbine glass, queste, ok. Poi volevo fare quel coso viola che è il migliore. Allora, c'è il, di regola i blocchi di Enderium sono tra i migliori. Però c'era quel blocco viola che non mi ricordo come si chiamava, si faceva con la Nether Star. Se io dovessi prendere una Nether Star, Nether, no, lo si chiama Star e non posso manco scriverlo. Facciamo prima a tentare la fortuna. Perfetto. Allora, schiaccio U. Vediamo. No, non me lo dice, mi sa, eh. No, forse non. Ah no, eccolo qua, il ludicrite è il migliore. Serve il plutonium. Plutonium mi va di farlo, vabbè, sti cazzi, allora facciamo i blocchi di Enderium. Tanto l'energia è troppa pure. Facciamo dei blocchi di Enderium. Eccoli qua. Sbam. Uno stack. Vabbè, lasciamo stare. Adesso andiamo in questa zona, magari prendo della glowstone. Qui c'è più la glowstone, eccola qua. Poi faccio un po' di luce perché qua veramente è super buio. E cerchiamo di fare questo reattore in 15 minuti, che è il tempo massimo che YouTube ci vuole sempre concedere per fare i video, se no sono troppo lunghi. Già così a 15 minuti sono sicuro che la maggior parte delle persone non guardi tutti il video. Cioè, o meglio, non guardi il video per l'intera sua durata, quindi è un po' un peccato perché io faccio 15 minuti, anche di più, considerando il rendering e tutto, eh. Se ne va un bel po' di tempo e la gente non, poi non mi guarda nemmeno tutto il video, insomma, non è bello, ecco. Lasciando anche stare il fatto di YouTube, non è bello se io faccio una cosa e poi non viene nemmeno vista per intero. Vabbè, però questo è il mondo e ci dobbiamo adattare. Allora, la zona è abbastanza illuminata. Vediamo un po'. Ok, piazza tipo in ritardo i blocchi. Boh. Sarà. Vabbè, perché adesso non gira più sul server? Perché si è buggato, si buggano sempre. Che cazzo di server? Mi dà sempre errore broken pipe. Non ho mai capito che cavolo è. Si rompono i tubi del server, che ci possiamo fare? Niente. Allora, montiamo. No, prima di tutto dovremmo fare tipo la struttura della turbina. Vabbè, direi di farla tipo qua. Mettiamo una bella struttura. Facciamola così. Adesso è tutto buio, che bello. Glowstone, vieni qua. Sto facendo molto grande la turbina alla fine. Vabbè, non la voglio fare piccola. Allora, questi qua sono i reattori. Turbine housing, andiamo a farne un po'.
Forse mi servirebbe l'autocrafting, però poi si buga tutta la matosca, quindi... Facciamo a mano, facciamo un po' di sti turbine. Housing, eccoli qua, turbine. Housing, bam. C'è uno stack. Anche due. E poi vorrei fare il turbine glass. Eccoli qua. E ne faccio un po' di più di... una trentina. Vediamo se bastano. Li ho presi? Sì, andiamo. E quindi adesso dovrei riuscire anche a farlo con questo. Vediamo un po'. Lo facciamo 3x3 oppure... No, 5x5. 5x5 però me ne servono di più i materiali, vediamo. A parte che qua non ha preso. Quindi... Ok. E 4. Ne servono tanti. Servono un po' tanti di vetrozzi. Ma forse nemmeno più di tanto. Vabbè, devo farlo alta 5. Quindi sì, ne serve un po' più di tanto. No, devo fare altri. Altri di tutto. Com'è che si fanno? Resipe. No, che cazzo fai? Resipe di. Eccolo qua. Ah, praticamente manca soltanto, penso, il nether quartz e la cianite. La cianite dovrei averla qui in questo reattore, che la cianite è lo scarto dello Yellowrum. Praticamente il prodotto lo Yellowrum impoverito, tipo. Cioè quando non è più in grado di produrre energia. Facciamo resipe, non me la dà. Vabbè, quindi turbine. Vediamo se li fa. Che se mi manca? Oh, mi manca. Ah, la grafite. Allora, grafite la posso fare? No, ma per coal. Sono il catch coal. Vabbè, prendiamo un po' di coal, lo mettiamo a cuocere. Bello veloce, veloce. Questa qua è velocizzata? Sì. Posso mettere anche qui? No, eh. Ah sì, in realtà sì. Allora mettiamo tutto qua. Ci riempiamo di grafite. Ce ne ho più fornaci, mi sa di no, c'è sì, c'è questa. Con lentuccia questa però. Meglio sta, lo usiamo. Mettiamo anche questo. Allora, vediamo un po'. Adesso dovrei poter fare i turbine perché ho la grafite. Eccola qui, bam bam, sbam. Vai, ne ho fatti un po', vediamo se bastano. Turbine, facciamo un po' di vetri, uno stack basterà? Non ne ho idea, facciamo un po' meno di uno stack perché non so che cazzo farmene di questi altri vetri. Andiamo qua e alziamo gli altri due, credo. Sì, gli altri due. Qua mi sa che il vetro non ci andava. Gli altri due abbiamo detto, sì. Che di regola sì, altri due. Uno e due. E qua poi chiudiamo. No, questo è troppo alto perché deve essere 1, 2, 3, 4. No, è giusto. E 5. E poi come lo chiudiamo? Con questi. Questo non lo faccio, questo tipo di turbina dalla Grand Sky 1. Quindi è un bel po'. Normale che non mi ricordo come si fa. Allora, sbam, 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 sbam. Perfetto. Qua c'è qualcosa che, ecco, infatti. Spacca, spacca tutto. Ed elevati. Ok, giusto, qua devo chiudere. Chiudi, chiudi. E qui, vabbè, vediamo un po'. Allora, io dovrei poter fare tipo qui. Poi sono pochi blocchi che servono, non è che ne servono così tanti, però. 2, 3, 4, 5, 6. Sono già incastrato. Perché? Ok. Qui dovrebbe andare il rotor bearing, che è tipo dove si attacca il motore. Dovrei poter chiudere, perché voglio vedere se si forma la struttura. Ok,
Qua dovrei poter anche chiudere. E voglio vedere se si forma sta cacchio di turbina. E qui. Vediamo. Sbam. Non si forma perché manca il controller, ovviamente. Turbine controller. Poi c'era un altro, che era in e out, che non me ne ha fatti fare. No, non lo fa. Glass controller can be used as a part. Forse è qua. Questo forse non gli va bene. Vediamo un po'. Tanto quando si unisce tutta la texture di regola. È fatto. Vabbè. Vabbè, che cazzo è sta lagga? Ehi, ehi. Ma c'è ancora qualcosa che non quadra. È 5x5, sì. Forse troppo spazio all'interno. Un po'. No. Vabbè, comunque proviamo a farla. Queste qua dovrebbero essere i pezzi della turbina. Non so se può toccare fino a qua. Togliamolo. E questi invece le lame. Più lame mettiamo, più consuma, ovviamente. Vediamo un po'. Da non fare il capriccioso, brutto stronzino. No, questi non vanno bene. So, per uscire ora la fregatura, per uscire da qua. Sono sti vetri che a me non piacciono mai. Perché non possono andare in tutti i luoghi, in tutti i punti. Madonna, come cacchio lagga sto coso. Poi vedi. E adesso? Disparo. Ah, vedi, mi dà le coordinate. Meno 1666. 76. 76 di altezza. 1783. Quindi qua dentro, mamma mia quanto è duro. Vabbè, facciamo stare. Tiriamo 1700, allora 1700, 1666, quindi qua 1783, quindi qua. Mamma mia, l'Enderium, stiamo scherzando? Non l'ho fatto così duro. Porca puttana. Qua 72. Come fa a essere 76? Ah, 76. 76, quindi qua. Qua sopra. Forse non vuole, cosa che non vuole. Cosa che non ti piace? Boh. Non riesco a capirlo. Si è buggato. Cosa c'è che non va? Qua sembra andare tutto ok. Mi tappare un attimo, vediamo. È tutto tappato? No. Vediamo se dà ancora l'errore. No, sempre quello. È meno. Dispart. Control. Ah, non è valido per l'interiore. Allora, scusami. Qui quale va? Questo qua che non ti piace. Vediamo un po'. Allora, questo qua, turbine controller, turbine power port, turbine rotor bearing. Questo qua è quello, amico mio. Forse ho capito. Questo deve andare qua, proprio deve toccare dietro. Però poi, boh, vabbè. Proviamo a chiudere, vediamo se parte. Non penso, perché il blocco deve contenere un rotore. Il rotore, vedi che c'è il bearing lì. Ah, c'è qualcosa che non quadra.
prendiamo questo. Questi ne ho fatti tantissimi, troppissimi. Vediamo così, che devo dire. Che bello che comunque ci aiuta, però... $1666. Secondo me non gli piace come ho messo l'Enderium, ho messo cazzi perché... Per toglierlo è un casino. Tutte queste sono una banda da morire, cacchio, eh. Niente. Leggiamo. Sai che mi devo informare. Yeah, la struttura si è creata. Semplicemente questi blocchi di Enderium andavano da questa parte. E vabbè, ma questo qui, Rotor Bearing, non va vicino ai blocchi di Enderium. Ecco. Quindi ho fatto quell'errore, non me lo ricordavo affatto. Adesso nel prossimo video andremo invece ad accenderla questa turbina. Perché semplicemente adesso ve l'ho fatta vedere, adesso la aggiusto un po', magari la faccio più lunga in modo da mettere più Enderium, in modo da dargli più velocità e più potenza. Nel prossimo video invece andiamo a vedere quanto produce, anche se non abbiamo bisogno di tutta questa energia, però è sempre una cosa interessante da vedere. Al prossimo video.